serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella, raga, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti per chi è nuovo nel canale. Oggi outfit bomba, a parer mio, raga, con la bombola del pompiere. Che per sbloccare la bombola del pompiere dovete fare il colpo al casinò in questa maniera, raga. In questa maniera sbloccherete la bombola del pompiere e anche la radiolina, quella dello sbirro, quella un po' più carina col cinturone. Quindi iniziamo con il glitch, andiamo dal negozio di vestiti, raga. Andiamo dalla parte delle magliette, andiamo su magliette trafficante e mettiamo la numero 2, ragazzi, quella sabbia, questa gialla. A questo punto, una volta che abbiamo messo questa maglietta, regà, dovremo andare a cercare completi della giacca elegante. Una volta che abbiamo trovato i completi della giacca elegante, andiamo a selezionare la numero 47, sportive con riga bianca, raga. A questo punto abbiamo preparato, tra virgolette, l'outfit. Ora andremo a metterci gli accorgimenti, quelli che piacciono di più a noi. Ma prima, raga, mi raccomando, se avete qualcosa in testa, toglietevi tutto. Andate nel menu interazione, andate sullo stile, accessori e vi levate tutto dalla testa. A questo punto andiamo nelle scarpette, che io metterò quelle di tela a scacchi, ragazzi, che mi piacciono un sacco a me queste scarpette. Dopodiché andiamo dalla parte dei guanti, e quando siamo qua dagli accessori io andrò a mettere, raga, i guanti bianchi, perché quelli grigi, come avevo fatto il completo prima, non è che mi facevano proprio impazzire. Secondo me i bianchi, quelli da chirurgo, stanno molto bene. A questo punto andiamo sulle sciarpe e andiamo a mettere la sciarpetta, se volete farlo come lo sto facendo io, questa sciarpa bianca numero 16. A questo punto vi salvate l'outfit nel primo slot o nell'ultimo slot, raga, questo è fondamentale come sempre. Una volta che abbiamo salvato l'outfit, raga, dobbiamo andare a selezionarci la tuta da scienziato pazzo, come al solito. A questo punto, una volta indossata, ci teletrasportiamo direttamente dal cannocchiale, raga, e andiamo a fare il solito glitch. Corriamo verso il cannocchiale, schiacciamo freccia destra, teniamo premuto il menu interazione o touchpad per chi gioca da play, e andiamo a selezionare, raga, l'outfit che stiamo facendo, che è o nel primo o nell'ultimo slot. E quando ci allontaniamo e sbadabam, avremo mergiato la maschera dello scienziato pazzo. Adesso, raga, non ci resterà altro che andare a salvare l'outfit dove volete. Potete andare qua dal negozio di maschere, oppure se volete potete andare direttamente da Ammunition, così quando andiamo poi ad avviare il titano siamo già lì. Quindi a questo punto, una volta salvato l'outfit, raga, apriamo il nostro menu di pausa e andiamo ad avviare un lavoro da titano. Quindi online, avvia attività, create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. Una volta che siamo dentro il lavoro da titano, raga, non ci resterà altro che avviarla e andare da Ammunition per salvarci l'outfit, che quando spawneremo sarà con il busto invisibile. Quindi, raga, una volta da Ammunition andiamo a salvare l'outfit e lo sovrascriviamo sempre o sul primo o sull'ultimo, e si presenterà per adesso in questa maniera, raga. Una volta che abbiamo salvato l'outfit, dovremo quittare l'attività semplicemente aprendo il telefono e facendo AXA, raga, oppure se siete da play X quadrato X. Una volta che spawneremo di nuovo nell'online, raga, non ci resterà altro che andarci a indossare il completo con la bombola, oppure se volete farlo con la radiolina potete farlo anche con la radiolina. Tanto, facendo il colpo in quella maniera come vi ho fatto vedere, il colpo al casinò, sbloccherete entrambi.
Quindi a questo punto io andrò dal negozio di ammunition, vado sui completi, vado su colpo al casino, vado nell'ultimo slot, regà, vado sulle uniformi da pompiere e indosso la prima, visto che io l'avevo già comprata per portare l'outfit, non sto a comprarne un altro che tanto non ha senso. Mi seleziono questo e una volta fatto ciò vado ad avviare l'attività merge, regà. Quindi start, online, avvia attività, preferite, missioni, basso profilo, che vi lascio in descrizione sia per Play che per Xbox, ragazzi. Vi lascio anche in descrizione tutti i vari glitch utili per fare outfit jokers, caschi montati o merch strani. Quindi a questo punto, una volta all'interno della lobby, mi raccomando, fondamentale, dovete andare a mettere completi salvati, perché se no non mergiate una ciolla. E a questo punto, una volta che avete messo completi salvati, dovete far entrare un vostro amico che vi dia una mano, perché questa attività purtroppo non si può startare da soli, raga. A questo punto, una volta la selezione degli outfit, se avete l'outfit nel primo slot fate una volta a destra, se ce l'avete nell'ultimo farete una volta a sinistra, e a questo punto avviate l'attività normalmente. Quando spawnate, regà, nell'attività non vi resterà altro che quittarla. Quindi aprendo il telefono e facendo AXA per chi gioca da Xbox e per chi gioca da Play, ragazzi, X quadrato X. A questo punto, una volta che abbiamo fatto ciò, spawneremo di nuovo in una pubblica, ragazzi, in una sessione normale, in una free mod con l'outfit da pompiere. Non ci resterà altro che dirigerci vicino a un veicolo qualsiasi, basta che sia una macchina, un veicolo chiuso, ragazzi, sia nostro che del civile, a diventare presidenti del CEO, dell'MC, ragazzi, entrare dentro il veicolo e fare lo switch del CEO o dell'MC. Quindi andiamo su gestione, stile dell'MC in questo caso. Faccio una volta a sinistra, una volta a destra, quindi lo tolgo e lo metto, ragazzi. E quando scendo, sbadabam, avremo mergiato l'outfit, avremo messo la bombola e tutto il resto. Adesso non ci resterà altro che andarci a salvare il completo, che io lo salverò, regà, qua dal negozio di maschere che mi trovo bene ed è vicino. Adesso vi faccio vedere un'ipotesi, ognuno poi lo fa, raga, come cavolo vi pare, nel senso non dovete per forza farlo come lo faccio io vi do un'idea e voi poi o la prendete oppure la cambiate oppure la mischiate, fate un po' come vi pare e piace a voi. Quindi io andrò dal cannocchiale, ragazzi, una volta salvato, e mi vado a mettere il casco che avevo già fatto in passato. Vi lascerò magari, per chi vuole, il link in descrizione di questo outfit, che è veramente molto carino. Quindi prima di buggarmi, mi seleziono l'outfit dove ho già il casco buggato che voglio trasferire su questo. In questo caso andrò a mettere questo qua che avevamo già fatto qualche tempo fa, che è molto carino, e secondo me con la bombola da pompiere, raga, ci sta da Dio. Quindi corro verso il cannocchiale, schiaccio menu interazione, ragazzi, mi bago, mi seleziono l'outfit che abbiamo appena fatto, e quando mi allontano, sbadabam, raga, guardate che bomba, è veramente troppo bello. Io, ragazzi, sto trovando veramente parecchi outfit da provare. A volte mi batto, mi metto lì, mergio, faccio, cazzeggio, e veramente chi dice che su next gen non si possa fare proprio niente, io non vedo questa cosa, non mi sembra affatto vero, perché guardate un po', riusciamo a fare dei carini outfit moddati e strabuggati. E niente, ragazzi, ditemi cosa ne pensate di questo outfit nei commenti, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete e alla prossima. Sbadabam, regà. Ah, regà, dimenticavo, per chi è rimasto ed è ancora qua che sta ascoltando, c'è una promozione di Deluxo, Full Deluxo, primo personaggio e secondo personaggio al prezzo di uno. Quindi non perdete tempo, ragazzi, perché questa promozione non durerà tantissimo e bisogna approfittarne finché ce n'è la possibilità, ragazzi. Quindi mi raccomando, se avete bisogno di un boost di cash, regà, di Deluxo o di qualsiasi altra cosa, scrivetemi in privato
e soprattutto su Telegram. Ah, dimenticavo, se vi servono anche tutti i Joker, se possedete già dei caschetti, volete colorarli, tutte quelle cosine là, semplici, ci sono dei lotti, raga, a prezzi bassissimi. E ovviamente c'è sempre il bonus in regalo. Bella, regà, alla prossima e sbada bam!